Altro appuntamento da non perdere, targato EA Sports, è una sfida davvero stellare fra due squadre che possono regalare uno spettacolo degno del loro blasone. Non cambiate canale, mancano pochi istanti al calcio d'inizio, Genoa che affronta la Juventus. Lo stadio di Genova fa da sponda a questo match, è iniziato il conto alla rovescia per il fischio d'inizio. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo Genoa e Juventus. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo splendido stadio. Ci sono tutti gli elementi per assistere a uno spettacolo di quelli che non ti fanno rimpiangere i soldi spesi per il biglietto. Questa è la formazione con cui si schiera in campo il Genoa. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5, senza rinunciare però alle due punte. Schieramento molto duttile, Pier. Elastico. In fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Occhio al pallone interessante. Occasione d'oro questa. Cup Miners. Buono il recupero del Genoa. Intervento ruvido ma corretto. Torsby. Va alla giocata lunga. Sventa la minaccia sul cross. Li porta via bene il pallone. Boinen. Joan Vázquez. Zanoli. Frendrup. Tackle vincente. Torsby. Kalulu. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. Ha dimostrato di avere il piede caldo, Pierre. Nell'ultima uscita, tre reti. Vedremo se saprà ripetersi anche oggi. Attenzione, pericolo! 1-0.
Gol è frutto di una pregevole conclusione, però deviata in rete dal palo per la disperazione del portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Aaron Martin. Pinamonti. Palla fermata benissimo dal difensore. Frendrup. Intervento provvidenziale, ha evitato guai. Torsby. Intervento duro ma corretto. Intervento falloso, calcio di punizione per il Genoa. Occhio a questo lancio. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Recupero rosso blu. Frendrup. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Avanza inarrestabile. Si coordina e va. La parata del portiere che dice di no. Occhio, palla importante per Vlahovic. Aspetta un'azione davvero pericolosa. Zanoli. Buono il lancio, smarcante. Riconquista un pallone importante. Genoa che conquista il corner, caccia del gol del pari. Corner in aria. Nessun problema, è stato fermato dal difensore. Vlahovic. Il filtrante di Vlahovic. Deviazione decisiva. Juve che ha il calcio d'angolo, caccia del doppio vantaggio. Cross verso il centro dell'area. Libera male, attenzione. Alzato un po' troppo di testa, non era certo una conclusione semplice. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Boinen. Torsby. Vada Vlahovic. Teun Kopmeiners. Nico Gonzalez.
c'è spazio, attenzione, e c'è il gol. Juve che colpisce ancora, adesso ha due gol di vantaggio. Azione del gol da rivedere, micidiale nell'uno contro uno, ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Aaron Martin, Torsby, Boine, Prendrup, ci sono metri a disposizione, ottima lettura difensiva, Gonzalez lo supera senza problemi, può battere a rete e c'è la rete, la tripletta, una giornata speciale per lui. Un replay per festeggiare la sua terza prodezza personale. Hat-trick, oggi è davvero immarcabile e chissà che non possa poi farne altri. Gara che riprende, Juve che sembra aver preso davvero il largo, sono tre ore le lunghezze di vantaggio per i bianconeri. Torsby, Prendrup, palla persa dal Genoa, prova ad aprire verso il compagno Teutop Miners, questo è il pallone giusto. Iniziativa sventata dal portiere. Juventus che prova a tenere alta la concentrazione nonostante il risultato già ampiamente favorevole. Dando un'occhiata anche alle statistiche, risulta difficile pensare a un ritorno avversario. Gonzalez. Occasione! Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Brividi per il portiere, palla che sfilata lato e non di molto. Gioco fermo, l'arbitro ne approfitta per tirar fuori il cartellino per la situazione precedente. C'è un cambio nel Genoa. Palla che rotola via dopo un buon intervento. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara. Grafica che rende i giusti meriti alla prestazione di questo attaccante. Fin qui ha fatto il bello e il cattivo tempo, Pier, riuscendo spesso ad andare al tiro con ottimi risultati. Il portiere avrà gli incubi stanotte. Ripresa che ha appena avuto inizio, Juve nettamente avanti nel punteggio. Teutop Miners. Manuel Locatelli. Teutop Miners. Francisco Conceição. Può fermare da lì. E il portiere dice di no. Prendrup. Aaron Martin. Boinen. Torsby. Vitinha.
entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Danilo. Teutop Miners. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Dusan Vlahovic. Possesso che sfuma. Aumenta l'intensità del pressing. Nico Gonzalez. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. Prebrook. Intervento sul pallone. Può girarla. Prosegue l'alternanza nel possesso palla con parecchi problemi di palleggio. Pallone profondo, interessante. Cross in mezzo. Il tiro di testa da cancellare, senza problemi in portiere. Manuel Locatelli. Francisco Conceição. Cop Miners. Teo Cop Miners. Evita l'avversario. Manuel Locatelli. Cerca la verticalizzazione. Vada Vlahovic. Conclude la parata senza problemi. Teutop Miners. Douglas Lewis. Infortunio di occhio al legno, pallone ancora in gioco. Azione che sfuma. Occhio al contropiede. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. Ha segnato un gran gol, come possiamo rivedere da questo replay. Una conclusione a rientrare sulla quale il portiere ha dovuto arrendersi. Segnato 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. C'è il vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Tackle efficace qui.
Douglas Lewis. Adam Vlahovic. Palla per Vlahovic. Ecco Nico Gonzalez. Vlahovic! Murato al momento del tiro. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Tenta il tiro. Tentativo ribattuto. Douglas Lewis. Occhio al montante, attenzione. Recupera il pallone il portiere, salvato poco fa dai pali. Ha corso un bel rischio, non sarebbe mai potuto arrivare su quella conclusione. Aaron Martin. Vitigna. Sfugge qui al difensore. Occhio al tiro. Conclusione deviata fuori dal palo. Gli ha detto male, non può riproverarsi nulla però. Deve riprovarci. Optano per il cambio. Rombo a bordo campo per entrare. La mette in mezzo. Rubio non è un granché. Azione che si esaurisce. Wea. Vada Vlahovic. Prova da distanza siderale. Palla rimpallata. Boinen. 600 secondi da giocare ancora. E il pallone se ne va via. Aaron Martin. Va su il pallone, fa ripartire l'azione. Cambiaso. Wea. Francisco Conceição. Prova a cambiare gioco con questo lancio. Prendrup. Palla interessante in profondità. Ha colpito bene, ma gli è mancata la mira giusta qui. Forze fresche in campo per il Genoa. Emil Basinen. Dentro con il numero 17 Ruslan Malinovski. Arthur porta via il pallone. Riconquista la palla e possono attaccare. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. McKennie. Francisco Conceição. Wea. Prova un compagno libero in area. Ottima la parata. Allenatore che decide dunque di operare una doppia sostituzione. Morten Thorsby. Entra in campo con il numero 4 De Winter e con il numero. Sceglie il tocco corto. Lascia partire il cross. L'arbitro fischia la fine. La Juve porta a casa questi tre punti. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. 3 è il numero perfetto. E oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione. La sua è stata una prestazione superlativa. E con una tripletta magistrale ha trainato la squadra verso una vittoria da incorniciare.